Paola che fa i buchi, il nuovo romanzo di Susanna Tamaro. Insomma, bimbi, rieccoci dopo Natale, il secondo giorno. Che si stava dicendo a proposito con Paola, che c'è stata questa sensazione un po' strana, no? Perché uno dice, sì, boh, bello, ho visto la luminaria, che boh, qui a Livorno non ho vista veramente poca. Però proprio in giro c'era un'atmosfera un po' strana. Non c'era lo spirito proprio natalizio. Non c'era, mi dice Paola, lo spirito natalizio. A differenza invece dell'anno scorso, che era tutto, ho visto tutto chiuso, zone rosse, zone gialle, insomma c'era di tutto. L'anno scorso e l'altro anno si sentiva di più, quest'anno invece si è sentito di meno, proprio veramente. Anche io la mattina di Natale mi sono svegliato ed è tipo, ho avuto questa sensazione strana, cioè come se fosse un giorno normale. In realtà è un giorno normale, nel senso, però quando arrivava la mattina di Natale ed ero a bene, capito, boh, bello, ed è Natale, proprio non vedevo l'ora che. E invece di quest'anno proprio c'è stata nell'aria, c'era proprio nell'aria una... L'aria stasera si respira più amore. Senti, bellina Paola, che Paola tra l'altro sto pieno della vita. Senti, che eccola qui che rimira il paesaggio. C'è l'oceano Pacifico fuori di finestra. Vuoi un'inquadratura poetica? No, tipo. Otello aspetta, è quasi pronto. Che a proposito di Otello, come si vede in questa breve clip, ha deciso di mangiarsi uno dei nostri uccellini di polistirolo, di quelli attaccati all'albero. Per quanto riguarda il discorso dei miei genitori, hanno fatto tanto ridere perché a pranzo, insomma, ci hanno dato appunto il bigliettino d'auguri. È bello perché a Paola c'era scritto dei tanti auguri di vita, tanti auguri di là, buon Natale, auguri. Sul mio c'era una X. Vediamo che qui sta preparando. Questo è il nostro pranzo o è quello di loro? No, è quello di loro. Ah, questa. Mi sembra una rigozzata. Vai! Io veramente vi vorrei salutare con un ciao. Oh, perché la Vespa posta no. Le battute dell'anno 80 che riemergono, esatto, proprio. Vediamo tanto però questo ben di Dio. Sì, questo è brodo flambé, vedi? Arte povera. Ci si fa meglio. Io ora vi saluto perché ora si va a mangiare questo brodo tortellini in brodo di Fibonacci. No, cos'era? No, questo non è Fibonacci. Brodo Fibonacci. Non è un brodo Fibonacci. Brodo caucasico. Esatto. Cioè, fai come gli spaghetti, vediamo un po'. No, amore, come gli spaghetti, sto ustionando, scusami, amore. Aspetta, amore, perché con questa felpina fa una fiammata mio Giordano Bruno. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.